Vocabolario dei desideri di Escol Nevo. Di come desiderio. Lui sta guardando le notizie sportive in salotto. La replica. Lei sa che lui sta guardando le notizie sportive. Sono già 6 mesi che vanno avanti così, da quando lei ha cominciato con le pillole. Lei è in camera, cerca di leggere un libro, non riesce a concentrarsi, pensa a lui, seduto in sala, di certo mangia una mela, la taglia a fette con il coltello, invece non sta mangiando la mela. La mela sul tavolo c'è anche il coltello, ma lui non ha appetito. Ripensa alla frase che lei gli ha detto il giorno prima. Vai pure a letto con un'altra, però cerca di non innamorarti, d'accordo? Di sicuro tutti i suoi amici sposati sarebbero contenti di sentirsi dire una frase del genere. Lei ripensa alla frase che gli ha detto il giorno prima, domandandosi se è davvero una buona idea. Cosa cambia? Cerca di convincersi. Una volta detta, è detta. Tenta di tornare al libro. Legge una pagina, poi un pensiero le balena in mente. Forse dovrei chiarire che l'offerta non include le mie amiche. Gli passano per la testa tutte le donne che adesso sono permesse. La vicepresidente della società, che arrossisce quando lui la fissa durante le riunioni. La pazzoide di Gerusalemme, con cui faceva sesso il lunedì prima di incontrare Ghili. Di certo è ancora libera. Ah, e poi c'è la ragazzina, quella che porta giù il cane esattamente negli orari in cui lui porta a spasso il suo Daisy. A volte si fermano a parlare e lui elargisce consigli sulla vita. Daisy uggiola dietro la porta. Ghili si alza per aprirgli. Iftach ha scelto di chiamarlo Desiderio, poi diventato presto un più comodo Daisy, pochi giorni dopo che l'avevano adottato, per via della sua capacità di cogliere il desiderio nell'aria. Ogni volta che cominciavano a scambiarsi baci con un buon potenziale, il cagnolino usciva dalla camera da letto. Se sentiva che si trattava solo di baci affettuosi, restava. Lui rideva sempre del fatto che grazie a Daisy poteva andare sul sicuro. Ma ormai Iftach ha smesso di ridere. E Daisy passa dall'uno all'altro, sala, camera, da letto, sala, come un bambino diviso tra due genitori divorziati. Magari la presentatrice delle notizie sportive, pensa lui, a volte le si intravede la fessura fra i seni. Si infila la mano sotto la tuta, no, nemmeno il pensiero della presentatrice lo smuove. È solo una la donna che desidera. Lei fissa la scatola posata sul comodino. Vicino alla scatola, un bicchiere d'acqua. È per via delle pillole, gli ha detto, ma lui non le ha creduto. Allora l'ha portato con lei dal dottore e quello ha spiegato, senza mezzi termini, che la mancanza di desiderio era una questione puramente chimica. Si trattava di uno dei più comuni effetti collaterali delle pillole contro la tristezza. Daisy uggiola sotto il divano. Per tutto quel tempo non si è accorto di averlo lì vicino. Vieni, picchia sulla stoffa blu. Il cagnolino salta e gli si accoccola vicino alla coscia. Se continua così, pensa, gli dovremo cambiare nome. Lei, intanto, di là nella camera, decide di non prendere la pillola dalla scatola e svuota il bicchiere d'acqua in una lunga sorsata, fino in fondo.